Buon salve a tutti, come preannunciato nel video acquisti, ecco qua l'Extra Collection numero 1. Non credo porterò altri sbustaggi di Vanguard perché comunque sia costano abbastanza i box, quindi per adesso portiamo questo qui, giusto perché c'erano gli oracoli esperti all'interno, anzi ci sono, in teoria ci dovrebbero essere, quindi ho preferito prendere questo. Poi in futuro, chissà. In ogni caso lascio il link in descrizione per comprare questo Extra Collection numero 1 che ho preso pure io. Ora, se riesco a capire come si apre, forse qua senza magari romperlo. Ok, dai, tolgo le bustine, più che altro lo lascio là. Sono 15 bustine, quindi dai, iniziamo dal fondo, le prendo proprio di così, le mettiamo qua e vediamo cosa ne viene fuori. Ho visto video di sbustaggi di questo box, però chissà, perché può capitarmi buona roba come anche merda. Vediamo un po' cosa ne viene fuori. Scusate se non dico i nomi, però sono più che altro che questo potrebbe servirmi. E Paladino Reale non mi serve. Che cos'è? Madhouse, Spadaccino Doppio Splendore. Per adesso vai, mettiamo le rare qua. Metto rare, doppie rare, triple rare nel caso le trovi, se le trovo, perché può andarmi di culo come no. Ripeto. Oh. Vorrei tenerne una integra, magari l'ultima o le ultime due cercherò di tenerle integre. Ah, tra l'altro ci sono i mega coloni all'interno di questo Extra Collection, non mi fanno impazzire. Ho visto che tipo tutti non fanno impazzire i mega coloni, però boh, non lo so. Ok, questo ce l'ho già, è del mazzo, Paladino Dorato, mega colonia. Fratelli Aculei, ho visto che si trovano parecchie robe di Fratelli Aculei qua dentro, quindi ok, non è che mi facciano impazzire, però non sono neanche male, dovrei vedere gli effetti delle carte. Siamo qua. Cerco un attimo di sistemare meglio perché altrimenti qua è un casino. Comunque sono per terra registrando perché sul tavolo non era fattibile. Vediamo se riesco ad aprire meglio. Sì, dai, questa non la dovrei aver sfondata sul davanti, quindi in teoria è a posto. Vediamo un po'. Oracolo esperto, vanilla sorella di battaglia. Guardo un attimo l'effetto. Retroguardia, il numero di caratteri. Ah, buono, buono. È 6 o superiore, però mi servono delle carte per aumentarmi la pila dell'anima perché non ne ho. Paladino dorato, lottatore stellare, lottatore stellare. Mega colonia, la tripla rara ho beccato, ma cazzo, io volevo. Guarda, non so se ce ne sono due di triple rare. Io punto ad Amaterasu in questo box perché ho l'oracolo esperto. Nel caso vi interessino alcune carte che ho trovato, dipende, magari le vendo. Quindi fatemi sapere. Nel caso le vendo perché magari trovo cose che non mi interessano e a voi sì. Ovviamente i prezzi, boh, si concorderebbero più in là. Ok, questo ce l'ho già nel mazzo. Oracolo esperto, questo potrebbe servirmi. Scegli fino un oracolo esperto della tua mano e mettilo nella tua anima. Ecco, questo mi serve per aumentare la pila dell'anima. Fratelli Aculei. Oh, oracolo esperto. Non è che mi piaccia troppo l'olografia di questa carta. Fanciulla della bilancia. Sembra quasi rovinata. Però in teoria no, l'olografia è questa. Però questa mi deve, cioè mi serve. Quindi cos'è questa? Poi rara. Ah, ma io ho beccato una doppia rara, era questa. Ho sbagliato prima. E qui, qua mettiamo la rara e qua la doppia. Andiamo avanti, va. Potrei fare il taglio per queste cose, ma no, dai, tutto in presa diretta. Come i veri youtuber. Eh? Che dite? Allora. Fratelli Aculei, leggo soltanto Lottatore Stellare, Oracolo Esperto, questo può servirmi, questo ce l'ho già, una tripla rara di Kagero. Ho già trovato la seconda tripla rara, quindi mi sa che. Mannaggia, mannaggia, me la posso scordare ad Amaterasu, peccato, peccato. Andiamo avanti, va. Che magari mi va bene, ma a sto punto non credo. Oddio,
già visto che è una rara sotto per caso. Vediamo un po'. Mega coloni, oracolo esperto, lottatore stellare, fratelli Aculei. Mannaggia. Poi io l'ho comprato apposta per Amaterasu sto box, però non è detto che ci sia, ovviamente. Quindi. Oh, questo mi serve. Chocolat, sorella di battaglia. Se ne trovo altre due, magari sarebbe assai interesting. Perché comunque sia, non posso comprare troppe carte o robe del genere. Sto già comprando i fumetti. Quindi diciamo che preferirei riuscire a trovarle tutte qua, ma no, ma non riuscirò mai. Oh, due oracoli esperti, vabbè, questo ce l'avevo già. Paladino dorato, un altro oracolo esperto. Monno onnisciente, vuoi vedere? Scegli una carta dalla tua mano e scartala. Quando l'attacco di questa unità colpisce, se hai un Vanguard, oracolo esperto, puoi pagare il costo, se lo fai pesca una carta. Buona, questa mi servirebbe. Magari per rimpiazzare un grado 3 che ho nel mazzo, che non è che mi serva troppo. Un lottatore stellare, grado 3, rara. Va bene, va bene. Non so neanche a che punto sto, però non ne ho sbussati tantissimi. Paladino dorato, scusate se lo metti a fuoco. Oracolo esperto un'altra. Fedea Curei. Mega colonia, signora farfalla ufficiale ammaliante. Rara. Poi ovviamente, magari io queste le sto sbustando, non mi interesso troppo di alcune carte perché sto puntando agli oracoli. E magari hanno degli effetti buoni, chi lo sa. Cavaliere armatura di drago, lottatore stellare, paladino ombra, oracolo esperto, questa può servirmi. Se il numero di oracolo esperto della tua anima, ecco, sempre se io superiore, dovrei riuscire a trovare delle carte per aumentare la pila dell'anima. Ah, Glaze, sorella di battaglia. Se non hai nessuna carta nella tua anima, questa unità prende più 3.000 fino alla fine della battaglia. Ecco, questa è già più utile nel mazzo che ho io di base, ovvero il Trial Deck numero 4, dove c'è l'oracolo esperto, perché ho delle carte che puntano a togliere carte dalla pila dell'anima. Quindi questa è già più utile, la posso mettere nel mazzo ed è una rara. Bene, me ne mancano ancora 3, 4, 5. 5. Porca miseria. E niente, niente materaso. Mannaggia. Mannaggia. Allora, questo lottatore stellare che è orribile, lo trovo davvero orribile. Fratelli Aculei, Paladino Reale, lottatore stellare. E allora un altro lottatore stellare raro. Cavaliere armata del. No. Sì, armata della morte. Questa è la quarta. La quart'ultima. Un oracolo esperto. Tarte, sorella di battaglia, grado 2. Niente effetto, 10.000. Potrei scambiarla con un altro giusto per fare un mazzo più carino. Più che altro, non per altro. Oh, Coco, strega scarlatta. Questa mi serve assai. Quindi almeno questa l'ho trovata. Durante il tuo turno, se non hai nessuna carta nella tua anima, questa unità prende più 3.000, quindi è più utile nel mazzo che ho io. Quando questa unità viene messa in un Vanguard, se il numero di carte nella tua anima è 1 o inferiore, puoi pagare il costo se lo fai pesca due carte. Ecco, questa mi serve assai, doppia rara. Siamo quasi alla fine. Purtroppo. Che purtroppo, se costassero un po' meno sti box, magari potrei prenderli, è che l'ho preso con un buono di Amazon e quindi. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Cocoa, sorella di battaglia. Ecco. Per l'appunto, cioè, non mi piacciono molto queste olografie. Vedete il volto come rimane se la metto così? È già più buono se metto la luce davanti, però insomma. Vabbè, comunque sia. Quando questa unità viene messa in un Vanguard, se hai un Vanguard oracolo esperto, guarda la prima carta del tuo deck. Metti quella carta in cima oppure in fondo. Questa mi serve assai. Ed è una rara. Perché quell'olografia abbastanza brutta è delle rare. Stavo quasi pentendomi della vecchia olografia che c'avevano le carte, perché per certi versi l'artwork si vedeva meglio. Fratelli Aculei, grado 3, raro. Me ne manca una.
Ultima bustina, signori, non troverò Amaterasu, però vabbè, le altre carte, se qualcuno le vuole, le vendo. Notatore stellare, notatore stellare, mega colonia, oracolo esperto. Ecco qua, proprio quello che volevo cambiare nel mazzo, me lo sono trovato raro. Ok, stregone spezza meteore. Peccato, peccato. Quindi questo è quello che ho trovato in questo box. Peccato davvero, ho trovato queste doppie rare, che però, triple rare anzi, che però, non mi servivano. Vabbè, in qualche modo riuscirò a trovare quello che voglio. Magari se qualcuno ha Amaterasu e non gli serve, vuole scambiarlo con una di queste due, me lo dice e ovviamente ci si fa lo scambio. Niente. Perché mi si è tolto il flash? Sempre acceso. Non me lo mette più. Vabbè. Ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video e...